Ehi la ciurma, io sono Mazzetessa e ben ritrovati in questo episodio di Imperator Rome. Episodio, boh, siamo sui 25 forse già a questo punto, no, 23, 24. Allora, stiamo per dichiarare guerra sulla carta alla ai Patrai. Anche se in realtà noi siamo interessati anche all'Etolia e allo stato di Tebe, che è in questa zona qua. Entrerà in guerra verosimilmente insieme a loro anche la Taulantia, che però è un po' una bella fregatura. Ma c'è del terreno. Ah, ok, tutti questi sono monti, beh, buono. Potrebbe essere un pochettino più problematico perché ha 17.000 uomini. Abbiamo in realtà un buon corpo d'armata, qua per 60.000 uomini, quindi dovremmo riuscire a farcela senza troppi problemi. Speriamo di non avere guai o grani, insomma, dalla Taulantia, che se ne stia lì buona, fin tanto che noi non prendiamo tutto. Detto questo, allora, i piani sono, con il 23° Stratos, qui potrei anche richiamarli, scusatemi, allora. Il secondo Stratos, qual è? Ok, questo lo chiamiamo primo, allora. Ok, First Stratos. E questo lo chiamiamo Third Stratos. Lo abbiamo già. No. C'è il second, first. In Egitto, no, è questo. Il second e il third. Il secondo e il terzo. Il quarto è quello che picchia i tizi là in Africa. Cioè, che è andato a picchiare i barbari. Allora, pronti a dichiarare guerra? Allora, possiamo chiamare gli alleati. Sì, non è che ce ne freghi particolarmente, però. Ah, la Taulanti entrerà di sicuro. Ah, e sarà il war leader. No, 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 sarà war leader. Ed essendo war leader entreranno Macedonia e Frigia. No, tutto ragionato per nulla. Tebe con chi è alleata? Con Patrai e Azania. Però è garantita da Frigia, Taulanti e Frigia Revolt. Oh niente, siamo bloccati, mi sa. Tutto questo per niente. Perché l'Etolia è garantita dalla Frigia. E Pronia è alleata con Megapolis, che è là. Ok. Come ci si arriva a Megapolis? Solo attraverso la Zania? È garantita dai Macedoni. Fanfambrodo. E Megalopolis? C'è qualcuno che non è garantito qua in questi spazi? È alleato con l'Epreo? È garantito dai Macedoni. Te pareva. Allora, è in alleanza con Tebe ed è garantito da Macedoni e Taulantia. Ah, santi nomi. Questa è la Phrygian Revolt. La Phrygian Revolt, come è messa la Phrygian Revolt? È quella zona là. Cipro? È garantita dalla Phrygia. Ah, vaffanbrodo, niente, mi sa che qua in Grecia non possiamo fare proprio niente. Tutti questi stati sono bloccati. Allora, la Taulantia invece è alleata con i Macedoni, quindi sarebbe dichiarare guerra ai Macedoni. La Tripolitania è un vassallo di Cartagine. Rodi.
è da solo? Roddy è solo? E ha solo 8.000 uomini. Roddy è da solo. Ah, questo è Kos. Nasso e Frigia Revolt. Questa è la Frigia. Questa è Macedone. La Ionia è in guerra contro Frigia Revolt ed è vassallo della Frigia, ovvio. È vassallo della Frigia anche la Ionia. No, la Eolia. E questa invece è Macedonia. La Tracia con chi è? È in guerra con tutti. È alleata con l'Impero Seleucidi e con l'Odrisia. I Seleucidi anche no. Questi sono in guerra con Frigia Revolt e sono sottoposti alla Frigia. Sono sottoposti alla Frigia. Questi sono garantiti dal mondo intero. Niente, mi sa che a parte Knossos siamo bloccati un po' ovunque, eh. Siracusa è almeno alleata con qualcuno, con l'Abruzzo e la Messapia. Perché non vorrei che poi Cartagine facesse dei casini là in giro. Siamo in poi in una situazione incasinata. Perché se no devo fare delle guerre via terra qua in queste zone scomode. Cioè potrei fare una guerra qua sotto per la Blemmia. Ma sono tutte delle zone molto meno ricche di quello che mi interessava. Là sarebbe stato davvero tutto un altro discorso. Nabatea, con chi è? È garantito dalla Frigia, ovvio. Ma perché garantiscono tutti? Questo è sotto la Giudea, sottoposta alla Frigia. Decapolis è... Ah, Decapolis... E con la Nabatea è da sola. Però come ci arrivo là? Non ci arrivo. Perché in mezzo c'è la Samaria che ovviamente è Frigia. La Frigia com'è messa, scusa? C'ha 66 coorti. È un bel casino da gestire la Frigia, anche perché dovrei gestire un fronte sia qua che qua. Tamud. È in guerra con Kedar. Sta garantendo un sacco di robe, sta esportando. C'ha 59 corti questo sputo di deserto qua? Cioè, a quel punto vado contro la Frigia. E la Blemmia? C'ha 17 corti e non è un Kaiser importante. Mi sa che la Blemmia è un discorso molto più interessante. Meno che non ci siano delle zone qua un po' più tranquille. Vediamo un attimo. La Scizia è alleata con qualcuno, mi sa di no. È vero che è un po' fuori mano, effettivamente, come zona. La Scizia è zona libera. Ok, magari effettivamente questo. Cosa? La Sarmazia e tutte queste truppe qua?
Oh, la situazione è davvero più complicata di quanto pensassi. Beh, allora, facciamo che come prima cosa dirottiamo la guerra su Rodi. Rodi almeno serve a qualcosa, ha delle risorse che servono. Ha vetro e ha pesce. Beh, meglio di niente. Oh, carichiamoci le nostre truppine. Oh, facciamoci un claim intanto. Perché quante province c'ha? Scusatemi, Rodi, scusa. C'ha quelle e cos'altro? Cos'altro ha Rodi come zona? Queste basta. No, perché sono in due province diverse. Ah, queste cari elettori, se queste Creta. Ok. No, farei su cari elettori, poi vabbè. Oh, carichiamo quella che era il primo Stratos. Vai là. Io mi auguro che non abbia un comandante da 10 o più. Adesso siamo fregati. Mi sembrava una guerra davvero molto bella e invece siamo fregati. Loro c'erano solo 8.000 uomini, quindi... Oh, mi hanno regalato... L'impero Seleucide mi ha regalato 163 monete. Va bene. Ma l'impero Seleucide sta praticamente sparendo qua nel mentre. Il fatto è che ho dei vicini abbastanza scomodi. La Frigia mi chiede sale. No, da dove? Dalla Libia. No, forse avevano detto che non... No, difesa dei forti potrebbe servire. Papiro, abbiamo detto di no. Ah, niente, allora. Ok, dove stanno andando? Eropolis. Allora, quindi direi che questi che sono... Questi sono i più vicini? Più che altro sono quelli che mi costano di meno. No, vabbè, sono anche più vicini. Gli altri stanno ancora tornando su, vero? No, dove sono gli altri? Qua. Le mie navi sono arrivate qua. Sì. Oh, hanno 3.000 uomini e 5.000 qua. Può essere un po' una fregatura questa. Ma tanto non possono spostarli se non hanno navi. Hanno delle navi. Non hanno navi. Oh, facciamo che dichiariamo guerra. Loro non hanno nessuno tanto. E sbarchiamo. Ok, dovremmo vincerla molto probabilmente. Speriamo di non perdere troppe truppe. Erano anche senza mantenimento. Erano anche senza mantenimento. Mi sa che vinciamo di brutto allora, sia qua che qua. Senza troppi problemi. Ah, dei barbari. Aspetta, go to, scusami. E dove stanno andando i barbari? Eropolis, ottimo, così li... First Stratos, dov'è? Ok. Ok, abbiamo preso prigioniero anche il generale. E questi li manderei qua. Vabbè, aspetta, facciamo un detach siege, si può fare.
Oddio. Allora, abbiamo picchiati a caso nel mentre, mentre eravamo là. Cioè, ci è andato strabene. Eravamo là per i... per gli altri tizi, in realtà, ma vabbè. Allora, nulla, aspetta un attimo. Voi... no, niente, ormai si sono triggerati. Questi 22.000 sono arrivati a casa? No, non ancora. Possiamo anche togliergli le marce forzate, qua non dovrebbe prendere più attrito. Ottimo. Allora, adesso facciamo qua Detach Siege e gli altri li mandiamo qua. Anche se mi sa che poi dopo qua, quando ci muore la gente, non riusciremo a finire l'assedio. No, vabbè, ma tanto dovremmo riuscire a finirlo a breve. Ok, abbiamo catturato un altro tizio. Facciamo anche picchiare sti bar, sti... pirati nel mente che ci rompono un po' l'anima. Ah, non gli abbiamo distrutto neanche una nave. Dove stanno andando? Nel mare Licinium. Cammelli, no. Quattro, due. Ok. Ottimo, anzi abbiamo guadagnato una nave, abbiamo guadagnato la Tridente. Oddio, c'è un nostro generale che sta aumentando l'armata. Non ha, come non ha lealtà Anticles? Porca miseria. Abbiamo messo un pretendente al controllo della prima armata? No, non è... ah, no, ok, quella sua. No, no, no. Scusa, gli faccio mettere delle altre armate. È già un'armata a sé stante. Scusa un attimo, che cavolo di discorso mi fa, ma... vestiti, no, grazie. No, no, era meglio che ci stesse là. Vabbè. Ah, abbiamo lasciato le altre navi qua a viaggiare, mi sa, eh. Sì. Vabbè, scusate, tornate bene a casa. Le rimando qua sotto in Grecia, giusto per sapere un attimo com'è la situa. Ma potrei dare quasi queste isole a Kos da gestire. Ma questi di chi sono? Città-stato di Knidos. In guerra contro Frigia in revolta ed è sottoposto alla Frigia, ok. Glass, Western Delta. Ok, allora, Western Delta. Vediamo cosa ci dà il Glass ora come ora. No, direi che no. Soprattutto perché è la capitale, quindi...
Ok. Direi, caro Miro, di che... No, aspetta un attimo, appunto, avevamo detto di darlo al nostro vassallo, così da potenziarlo un pochettino. Allora, trasferisci l'occupazione a Kos. Trasferisci l'occupazione a Kos. Adesso facciamo la pace e diamo a Kos. Ci dà un po' di soldi. Ok. Mio dolce vassallo, ti abbiamo fatto un piccolo regalo, no? Quello è fuori portata. Vabbè. Adesso andiamo a raccattarli. Questo nostro vassallo Cosco è un pochettino più indipendente, potrà darci un pochettino più di supporto magari nelle guerre future, anche contro la Frigia magari. Tanto non è stata una guerra particolarmente combattuta. Cosa volevo dire? Più che altro no, dobbiamo preparare allora anche la guerra meridionale adesso. Ah, quel First Stratos lo portiamo giù. Qua. Sbarchiamo tutti qua e ci prepariamo, li facciamo scendere giù pian piano per andare in guerra qua contro la Blemmia. Contro la Blemmia che abbiamo detto non ha degli alleati, ok. No. Abbiamo un claim? No, ma ce lo facciamo subito. Ok. Abbiamo della roba da investire? Mi sa di sì, allora no. No, possiamo fare delle invenzioni. Oddio. Alut. Alut ci ha dichiarato guerra. Chi è Alut? Sono i nuovi tizi che si sono presi il posto di... Ma perché? 118.000 tizi, del Cascoinos ne è solo 5. La guerra è rimandata. Il quarto Stratos lo mandiamo giù qua. Con tutta la velocità possibile. E nulla. Allora, secondo strato se lo lasciamo qua, direi. Si rimetterei quasi dall'altro lato, però se possibile, prova. Ha senso mandare dell'altra gente giù? Sì, direi di sì, direi che ha molto senso. Ma voi entrate anche in porto adesso quando si sistema tutto. Ma direi che per questo ne parliamo nel prossimo episodio. Adesso è il 1º gennaio 516 ad Urbe Condita. Io vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi al canale se per caso non l'avete già fatto, così sarete aggiornati su come andrà la guerra contro Alut. Allora, di sicuro la vinceremo, perché Alut è un pezzo di niente, però vuol dire che dovremo dare delle altre mie province a Dodecascoinus e quindi ci metteremo ancora di più per poterlo annettere del tutto. Vabbè. E io guerra con l'Egitto. C'è poco da fare. E anche se non so se fare in contemporanea anche quest'altra guerra. No, meglio dire, prenderemo tanto di quell'attrito a combatterla nel deserto. Vabbè, ciao a tutti, buona giornata.